Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale della Toscana. Iniziamo subito con il Consiglio regionale che si è espresso a maggioranza con 19 voti a favore, quelli di Partito Democratico e Italia Viva, 11 contrari dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Misto, Merito e Lealtà e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il Via Libera al bilancio consolidato 2023. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della Regione per l'anno 2023, registrando 19 voti a favore, quelli di Partito Democratico e Italia Viva, e 11 contrari dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Misto, Merito e Lealtà e Movimento 5 Stelle. Nelle scorse ore il consolidato era stato esaminato e approvato a maggioranza in commissione controllo. Solo un quadro di sintesi di questo bilancio che mette in evidenza i risultati complessivi del gruppo amministrazione pubblica, ovvero la regione più gli enti e le società considerati rilevanti. I soggetti che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica di Regione Toscana, inclusi nel perimetro del consolidamento, sono così suddivisi. Accanto al Consiglio regionale della Toscana, quale organismo strumentale, 25 enti strumentali controllati e le loro società. Partecipate in dirette 9 enti strumentali partecipati, 9 società controllate e loro partecipate in dirette 4 società partecipate. Sulla definizione del GAP con successiva delibera di giunta regionale è stata esclusa la società Montecatini Terme S.p.A. e la sua partecipata in diretta a gestioni complementari termali S.r.l. a seguito di sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia. Inoltre è stata classificata come partecipata in diretta del Consiglio regionale la Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini, poiché la contabilizzazione del valore della partecipazione è incluso nel bilancio del Consiglio. Infine sono state riclassificate tra le società controllate per effetto della firma di patti Sociali le società internazionali Marmi e Macchine Carrara Fiere SPA e Interporto Toscano Amerigo Vespucci SPA. Sì, il bilancio consolidato della regione conferma i numeri in chiaroscuro: ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo. C'è un patrimonio netto di meno 700 milioni. Eh, Termini Montecatini SPA, la società che ha il 70% di quote da parte della regione toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato, perché sappiamo essere in concordato eh, presso il tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro mentre si mettono eh, per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più eh, basso. Per quanto riguarda i dati negativi colpisce il dato negativo di sviluppo toscana che fa un utile negativo, scusate una perdita, di circa 280 mila euro e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà eh, servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività che sfiora i 12 miliardi. Di questi, oltre l'80% fanno capo all'ente. All'ente Regione. Il risultato economico di questa, della gestione 2023 ci consegna, ecco, un dato positivo per circa 90 milioni di euro, eh, che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022, c'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio appunto, della situazione patrimoniale. I conti avrebbero potuto essere ancora più eh, migliori. Eh, qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla, alla Regione Toscana, appunto, nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario. Regionali. Abbiamo evidenziato una serie di elementi eh, di approccio formali. Eh, cioè, in primo luogo, il fatto che abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente. Quindi, quelli che sono i conti eh, della Regione, quindi, un momento eh, fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati totale assenza di giunta e di presidente della regione. Noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo, si riferiscono addirittura agli anni 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione, che ha eh, i numeri fermi al 2015, vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto, un bilancio che chiude in equilibrio, è importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, di tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi, come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi tre mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza Chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. In aula si è tornati a parlare dello Ius-Scole, in particolare è stata approvata una mozione presentata dalla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Paris, mozione approvata con i voti del gruppo proponente d'Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Hanno votato invece contro Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ha astenuto il gruppo misto Merito e Lealtà. Rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri con particolare riferimento a bambine e bambini nati o cresciuti in Italia da ottenersi mediante lo Ius Scole, nella mozione presentata dalla consigliera Regionale del Partito Democratico Anna Paris, prima firmataria, si chiede alla giunta regionale di attivarsi presso il Parlamento affinché in tempi rapidi vengano calendarizzate le proposte di legge in merito e presso il governo perché impegni le risorse finanziarie necessarie a garantire efficaci politiche attive volte all'inclusione scolastica e al sostegno di percorsi educativi per gli studenti con background migratorio. L'atto è stato approvato con 15 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, con 10 voti contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e l'astenzione del gruppo misto Merito e Lealtà. E penso che il governo non debba voltarsi dall'altra parte. Ormai è il tempo di consentire a chi ha la possibilità di essere un cittadino italiano a tutti gli effetti. Costruiamolo insieme. Allora, il Partito Democratico è, ben, è per qualcosa di ben più incisivo dello Ius Coele, noi saremo per lo Ius Soli e cioè tutti i cittadini e le cittadine nati sul territorio nazionale debbono avere la cittadinanza. Questo è un eh, orizzonte da raggiungere, è un obiettivo da raggiungere e di là da avvenire. Intanto però si potrebbe procedere all'approvazione dello Jus scole, cioè il riconoscimento della cittadinanza che si basa sull'aver eh, trascorso un, un certo numero di anni nel percorso di formazione nelle scuole italiane. L'aver bocciato l'emendamento che avrebbe consentito in Parlamento di inserire questa novità ci è sembrato un segnale davvero negativo a tanti giovani cittadini e cittadine. Noi ci preoccupiamo dell'integrazione e tutti, a destra e a sinistra, parlano di eh, necessità di integrare coloro che decidono di venire a vivere per tante ragioni, a volte necessitati, sul nostro suolo nazionale. E invece che messaggio mandiamo? Noi in questo modo dico io disintegriamo ciò che sarebbe già integrato, perché un ragazzino, una ragazzina che da dieci anni frequenta le nostre scuole, da 5-6 anni frequenta le nostre scuole, non lo capisce perché è considerato uno straniero. Io credo che la mozione di oggi sia doverosa per riprendere un tema che è stato trattato durante tutta l'estate e che riporta a una questione di civiltà e di giustizia. Eh, dare la cittadinanza ai ragazzi eh, che hanno completato un ciclo di studi in Italia credo sia una cosa buona e soprattutto riconosca i principi fondamentali della cittadinanza, cioè la conoscenza della cultura, delle leggi e della storia di un paese in cui si vive. E niente può fare meglio di questo che un intero percorso scolastico nella scuola pubblica. Gli usi scole, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo, probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico che negli ultimi dieci anni, partecipando alla vita governativa di questo Paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. Giochi Olimpici e Paralimpici per il turno europeo 2024. La candidatura della Toscana è stata sostenuta con una mozione da parte del gruppo Italia Viva ed è stata approvata a maggioranza nell'Aula. Approvata a maggioranza dall'Aula la mozione per sostenere la candidatura della Toscana al turno europeo 2040 dei Giochi Olimpici e Paralimpici presentata dal gruppo d'Italia Viva. Primo firmatario Stefano Scaramelli. L'atto ha ottenuto 31 voti favorevoli: Partito Democratico, Lega, Fratelli d'Italia, Italia Viva, Forza Italia, Gruppo Misto, Merito e Lealtà e un voto contrario del Movimento 5 Stelle. La mozione, come illustrato dallo stesso Scaramelli in Aula, impegna la Giunta regionale a mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le province toscane al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra Regione. Alla Toscana si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2040, il Consiglio regionale, con una larga intesa, e ringrazio, ha votato a favore alla mia mozione che chiede. Che la Toscana possa candidarsi ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione: quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura. Credo che le Olimpiadi siano una grandissima occasione, come tutti i grandi eventi sportivi, sia per lo sviluppo infrastrutturale, per lo sviluppo ovviamente dell'impiantistica sportiva e, io dico, anche di crescita della cultura sportiva di un Paese. Io, francamente, tra tutti gli esempi di Olimpiadi dell'era moderna, come si dice, eh, a cui sono più legato e che a mio modo di vedere sono un modello per il lascito che, che hanno dato alla città che l'ho ospitato è Barcellona 92 una Città che era girata di spalle al mare e che dopo le Olimpiadi ha riscoperto il rapporto col mare attraverso la riqualificazione di quartieri, la creazione di infrastrutture. Credo che sia un'occasione se gestite bene. Io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la regione toscana che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente eh, consone all'organizzazione di eventi eh, grandi e eh, capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone come sono le Olimpiadi, tant'è eh, che mh, insomma, mancano le infrastrutture, mancano gli stadi, ma le stesse nostre città di carattere eh, prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter Accogliere ehm, queste infrastrutture. Per cui mi domando eh, come questo potrebbe essere fatto e soprattutto alla luce della nostra ormai storica mh, ferma posizione contro eh, l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario bisogna provarci, intanto il concetto di Olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato, tenete presente che le prossime Olimpiadi Invernali in Milano-Cortina si svolgeranno tra la Lombardia e il Veneto le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana e quindi noi possiamo eh, lanciare le Olimpiadi in Toscana eh, proprio avendo ormai acquisito questo concetto di eh, giochi olimpici eh, diffusi non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto eh, per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, ai giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscane. Pensate a tutte eh, le attività e questi dentro il parco di San Rossore. Pensiamo alla possibilità di fare... Tutti i giochi che vengono fatti in mare eh, a Piombino, davanti eh, a Livorno, insomma, nella nostra strepitosa e meravigliosa costa sull'isola d'Elba utilizzando le nostre colline proprio come contesto, come eh, palcoscenico all'interno del quale poter fare questi giochi olimpici. Io penso, sono di parte, però penso che sia abbastanza oggettivo quello che dico, che se la Toscana riuscisse a organizzare i prossimi giochi olimpici del 2040 sarebbero le Olimpiadi più belle della storia dell'umanità. Ovviamente eh, per quanto mi riguarda lo vedo come un... Eh, un sogno eh, è una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade. Eh, nel 2040 eh, devo decidere io oggi che nel 2040 avrò oltre 80 anni, quindi sicuramente le guarderò dalla televisione, anche se fossero come potrebbe essere nella mia bella maremma eh, le parti diciamo, di canottaggio o di, o di surf. Comunque, a parte la battuta, è un'illusione, è un'illusione che abbiamo in qualche modo accarezzato un po' tutti. Perché sarebbe una bella, una bella cosa, e credo che tutto sommato dobbiamo dare le armi all'attuale governo regionale per poter battersi perché possa verificarsi. Ed è tutto da Toscana a Parlamento. Prossimo appuntamento con tutti gli aggiornamenti dal Consiglio regionale tra una settimana.